presentiamo un po' il Kung Fu in generale. Il Kung Fu è una delle antiche tecniche di arti marziali. Le sue origini hanno origine nel lontano Oriente, diversi millenni fa. La sua cultura viene a noi oggi grazie ai genitori, ai maestri antichi che trasmettevano ai propri figli le proprie tecniche fino a oggi a noi, perché non ci sono dei documenti che descrivono l'inizio del Kung Fu, ma tutto viene tramandato da padre in figlio fino a noi. Però si narra che il Kung Fu nasce da un antico monaco buddista, Bodhidharma, che fece la sua comparsa in Cina, si stabilì in un monastero, Shaolin, e cominciò un duro insegnamento di marziali ai propri allievi. Questo stile di Kung Fu venne chiamato Shaolin, che significa letteralmente pugilato della giovane foresta. Ora lei sta fra la sua prima esibizione in una forma Shaolin. Applauso. Questa è una forma Shaolin, una delle più antiche, che con il tempo questa tecnica viene sempre aggiornata e modificata per aggiornare nuovi stili. Wushu Kung Fu significa precisamente uomo che diviene abile con l'esercizio. Ma non è solo esercizi tecnici, ma è l'unione di filosofia, di cultura e tradizione. Possiamo fare una distinzione tra Wushu tradizionale e Wushu moderno. Il Wushu moderno deriva dal tradizionale e viene modificato e modifica quello tradizionale per farlo diventare più spettacolare, per poter farlo piacere un po' ai giovani, perché quello tradizionale, diciamo, era il più indicato, puntava più sulle tecniche, invece il moderno cerca di far diventare un po' più spettacolare questa tecnica. Adesso vedremo una forma di moderno, la base, da una piccola allieva della nostra scuola, Giulia. Facciamo un applauso. Federica. Insieme a Giulia. Questa è una forma base. Parte del Wushu moderno, che oggi è uno tra gli sport candidati alle Olimpiadi. Come abbiamo detto, questo prende spunto da quello tradizionale, che è quello che noi impariamo. E, come ho detto prima, quello tradizionale serve e punta di più alle tecniche,
e non all'aspetto visivo. Perciò tutti i movimenti che vengono fatti hanno uno scopo, non vengono fatti per caso. Adesso Federica ci farà vedere un'altra forma. Un applauso, prego. Come è arrivato a noi il Kung Fu? Beh, sicuramente è arrivato in Occidente grazie alle guerre, però i cinesi, quando questi cinesi che emigrati in Europa si allenavano e arricchivano la loro cultura di nascosto, fino a quando un maestro che tutti conosciamo, Bruce Lee, che era un po' conformista, andava contro le regole, decise che la cultura cinese non doveva essere nascosta, ma tutti dovevano conoscerla. Grazie a lui, infatti, ai suoi numerosi film che oggi conosciamo anche Kung Fu, e non è nascosto come prima. Adesso Gabriele farà una forma di bastone, perché il Wushu insegna anche delle armi. Specialità. Un applauso di nuovo, per favore. Stili, ma con i secoli si vengono a formare altri stili imitativi. Questi stili prendono spunto dal movimento degli animali. Diciamo, in origine si vengono a considerare 5 animali: la tigre, il drago, la gru, il leopardo e il serpente. Successivamente vengono creati altri stili che fanno riferimento ad altri animali, come la scimmia, l'aquila e la mantide religiosa. Adesso Peppe, un applauso, grazie. Dello stile che impariamo noi.
quella della mantide religiosa. Come nasce questo stile? Questo stile nasce grazie a Muan Lang 400 anni fa. Lui era un abile spadaccino e decise di diventare un monaco per elevare il suo spirito. Lui decise di andare in un monastero, di diventare monaco. Qui trovò la base del monastero che lui notava era molto più forte di lui, nonostante lui conosceva tantissimi stili. E lui perciò non riuscì a farlo, perciò pensò a un modo per imparare, per aggiornare diciamo i suoi stili, per riuscire a battere questa parte. Quando ragionò il modo per battere l'abate del monastero, notò, mentre si riposava, due animali che combattevano, una cicala e una mantide. Notò che la mantide, nonostante le dimensioni molto più piccole, riuscì a sconfiggere la cicala e notò che la mantide aveva delle armi. Le sue zampe superiori erano così pericolose da poter sconfiggere un animale più forte. Allora pensò di attribuire ai movimenti del corpo quelli della mantide. Notò però che i movimenti delle gambe erano molto limitati, perciò decise di aggiungere i movimenti della mantide e quelli della scimmia. E così nasce lo stile della mantide. Adesso ora ci dimostrerà una forma di mani nude. Un applauso. Sempre di mani nude.
solo le mani. Come abbiamo visto prima, vengono usate altre armi come il bastone, come la sciabola, che è chiamata Dao, che è associata alla tigre, e la spada, che è una delle armi più nobili che ci sono. Adesso Peppe ci farà vedere una forma con la sciabola. Un applauso. Gabriele e Giuseppe con la Diucci intercettare avanzata. Retrocedere.
Adesso Alessia e Giuseppe con Techno. Gabriele con Giuseppe, show! Con questa esibizione abbiamo fatto vedere un po' un riassunto di quello che facciamo in palestra. Adesso Peppe vi dirà due parole. Ciao a tutti, grazie di aver assistito a questa esibizione. Siamo stati almeno tutti un po' emozionati, il primo io. Ma può capitare, delle volte anche l'esibizione non viene ai massimi, ma l'importante è portarla a termine ed essere, diciamo, fieri di quello che si è fatto. E niente, volevo dire che delle volte quando si pensa al Kung Fu si pensa magari a un'arte marziale proibita o comunque che solo alcuni possono farlo, e invece no, il Kung Fu la possono fare tutti, dai più piccoli fino agli anziani. Non c'è un limite di età, proprio perché è un'attività che riguarda non solo l'aspetto fisico, comunque lo sviluppo delle capacità fisiche, ma riguarda soprattutto anche lo sviluppo delle capacità mentali, che inizialmente, quando ad esempio noi vediamo, che so, i monaci Shaolin nei monasteri in Cina, magari a vederli fare tutte quelle cose straordinarie, che sono straordinarie, pensiamo che quegli individui magari sono oltre l'essere umano, e invece no. Quegli individui non sono altro che persone normali come tutti noi, che con la pratica e la volontà, giorno per giorno, esercitandosi, riescono a raggiungere questi livelli. Ed è proprio questo che consiste il Kung Fu. Non consiste in una sorta di superpotere o magari qualcosa che non può essere raggiunto perché appartiene a un altro mondo. È invece uno sport, uno stile di vita che si può applicare tutti i giorni, non solo nelle giornate di allenamento, ma anche nelle azioni più semplici della giornata. Perché, come ha detto prima Enzo, il Kung Fu non è altro che la forza di esercitare la propria volontà e avere un obiettivo da raggiungere tramite questa volontà. E con questa noi possiamo migliorare qualsiasi cosa facciamo noi durante la nostra giornata. Quindi, quindi concludo dicendo che il Kung Fu è veramente qualcosa di straordinario, e che se noi ci crediamo anche al di fuori degli allenamenti, dell'attività fisica, e crediamo fortemente su una cosa e vogliamo raggiungerla, ricordatevi che quello è fare Kung Fu. Grazie.